Cari amici, bentrovati e un caro saluto per voi tutti appassionati che seguite il nostro canale. La protagonista di questo episodio è una penna, Parker, al cui modello è stato dato per nome un numero. Un numero che è diventato nel tempo punto di riferimento e pietra miliare nella storia industriale, nel mondo delle penne stilografiche. La protagonista di questo episodio è una Parker 51 nuova edizione. Questo modello iconico e famosissimo è infatti stato rimesso in produzione da Parker, ovviamente riveduto in un'ottica più attuale nel 2021. Ricordiamo che già nel 2002 Parker aveva prodotto una serie limitata di Parker 51 denominata SE Special Edition. La vecchia Parker 51, quella certamente più autentica e importante da un punto di vista storico e tecnico, fu progettata nel 1939 e prodotta dal 1941, produzione che terminò soltanto tra il 1972 ed il 1978 in modo ufficiale. A suo tempo abbiamo pubblicato una recensione su questo modello, il cui link vi alleghiamo in descrizione. La Parker 51, nuova edizione, è disponibile sostanzialmente in due modelli: un modello standard relativamente più economico, con pennino e cappuccio in acciaio, ed un modello deluxe, più costoso, con pennino in oro e cappuccio dorato. Le Parker 51 nuova edizione in modalità in standard sono disponibili con il fusto in diversi colori, in genere nero, verde, blu e bordeaux. Il modello oggetto della presente recensione è una Parker 51 Burgundy CT Chrome Trim del tipo standard, certamente molto più venduta rispetto al costoso modello deluxe. Adesso, attraverso queste brevi immagini, paragoneremo la vecchia e la nuova Parker 51, da un punto di vista esclusivamente delle dimensioni. La Parker 51, nuova edizione, ci viene fornita in questa confezione tutto sommato gradevole. Abbiamo anche un controscatolo. In questa confezione insieme, questa è la nuova Parker 51, insieme a due cartucce di inchiostro. La prima cosa di cui ci si accorge aprendo la confezione è la mancanza del foglietto delle istruzioni dello spazio predisposto nella confezione. Credendo fosse una circostanza fortuita e dovendo questa penna entrare nella collezione Gold Paper, abbiamo deciso di contattare direttamente Parker chiedendo spiegazioni. La risposta ci è presto pervenuta con un'email dell'efficiente Customer Service di Newval, che come sapete detiene la proprietà di Parker, Waterman, Rotring e Papermate. Nella email ci viene cortesemente risposto che le confezioni in box non contengono foglietti di istruzioni, rimandandoci nell'eventualità ne avessimo bisogno ad un link per visualizzarle via internet. Questa scelta mi lascia veramente perplesso. Per esempio, sappiamo bene quanto possa essere difficoltoso l'approccio verso una penna stilografica da parte di chi non ne ha mai vista una, e sappiamo bene quanti alimentatori o cartucce abbiano subito danni da chi ha caricato per la prima volta, per mancanza di esperienza, in modo maldestro una penna stilografica. Per una penna stilografica che costicchia, un misero foglietto di istruzioni rappresenta veramente il minimo sindacale. In particolar modo quando una penna porta un nome importante, qual è Parker. Inoltre, a mio parere, sarebbe stato opportuno un maggiore sforzo da parte di Parker, magari allegando alla confezione della documentazione di tipo storico su ciò che ha rappresentato la Parker 51 nella storia degli strumenti di scrittura. Sempre a mio avviso, il presentare la nuova Parker 51 in una confezione tutto sommato anonima
È stata una scelta suicida dal punto di vista del marketing per il marchio Parker e per Newell, ovviamente. La Parker 51 nel corso dei decenni è stata ed è oggetto di centinaia di tentativi di imitazione. Basti pensare, tra le numerosissime altre, alla Hero 616, alla Jinhao 51A e soprattutto, nei tempi più recenti, alle Jinhao 85 e 86, le quali si ispirano proprio alla 51 nuova edizione. Pensate che addirittura la Jinhao 85 è stata presentata qualche mese prima della nuova Parker 51. Questi ultimi due modelli Jinhao in particolare saranno oggetto di confronto con la Parker 51 nuova edizione nelle prossime settimane, motivo in più per iscriversi al canale e non perdere l'episodio, perché vi assicuro ne vedremo delle belle. La Parker 51 nuova edizione nelle sue linee ricalca la forma elegante e aerodinamica della sua antenata. Il fusto e la sezione sono realizzati in resina che al tatto e alla vista appare pregiata e di qualità. Il cappuccio è realizzato in acciaio inossidabile, finemente spazzolato, con Givel, a detta di Parker, in palladio. Il cappuccio è dotato di controcappuccio e presenta ai lati del Givel tre fori di ventilazione. La clip rappresenta ovviamente la caratteristica freccia Parker, ben realizzata in acciaio lucido. Alla base del cappuccio, la veretta in acciaio lucido contrasta con l'acciaio spazzolato del cappuccio. Sulla veretta da un lato abbiamo il logo e la scritta Parker, sul lato opposto la scritta France e il codice Parker che indica la data di produzione che nel caso in specie sembrerebbe indicare il primo trimestre del 2020. Il sistema di chiusura è a vite e purtroppo il cappuccio in metallo si avvita al fusto in plastica, con probabili problemi futuri legati all'usura della filettatura in plastica. Il cappuccio si avvita al fusto in circa un giro e mezzo, e quindi molto breve. La forma del fusto è ovviamente a sigaro e il cappuccio calza in modo sicuro e perfetto. La sezione è di identico colore, del fusto, e presenta nella sua parte superiore una veretta cromata metallica, la quale consente nella sua parte a vite di avvitare la sezione al fusto. Nella parte inferiore, avvitando la sezione al fusto, notiamo che anche in questo caso una filettatura metallica si accoppierà ad una filettatura in plastica. Nella parte inferiore la sezione copre la gran parte del pennino. La nuova Parker 51, come la sua antenata, è un modello con pennino carenato. Notiamo però che la sezione non aderisce perfettamente al pennino e ciò crediamo accada in quanto il pennino che equipaggia la nuova Parker 51 non è un pennino tubolare come quello che equipaggiava la vecchia Parker 51, ma lo stesso pennino del tipo a lama che equipaggia oggi le Parker Vector e Jotter. Chiaramente la forma del pennino condiziona in qualche modo la forma della sezione. Questa 51 può essere alimentata sia con cartucce che con converter con attacco proprietario Parker. Come detto, la penna viene consegnata senza converter, ma con due cartucce d'inchiostro. La scelta mi sembra veramente discutibile, dato il risibile costo di un converter da una parte ed il prezzo della penna tutt'altro che contenuto dall'altra. Sul pennino poco possiamo dire dal punto di vista estetico, se non che trattasi nella forma dello stesso pennino, come detto, che equipaggia la Parker Vector e Jotter. La gradazione di questo pennino dovrebbe essere media. È assolutamente sconsigliabile estrarre il pennino da questa penna, dato che sono necessarie competenze e strumenti di tipo professionale. Questa Parker misura circa 14 cm al cappuccio chiuso e circa 15 cm con il cappuccio calzato. Senza cappuccio misura circa 12 cm. Il peso è di 20 grammi circa e il fusto, nella sua parte più spessa, ha un diametro di circa 12 mm e mezzo. Possiamo qui vedere la nuova Parker 51 paragonata nelle dimensioni alla Lamy Safari.
La Parker 51 si impugna bene sia senza cappuccio, nel qual caso è veramente leggera, che a cappuccio calzato. Grazie al peso globale assolutamente non eccessivo. Tirando le somme, dovendo fare un confronto tra il modello attuale ed una Parker 51 degli anni 50, passiamo ad elencare le principali differenze, almeno quelle più macroscopiche, tra le due penne. Primo tra tutti è diverso il sistema pennino alimentatore, pennino tubolare per la vecchia 51, pennino a lama per l'attuale. Diverso anche il sistema di alimentazione, aerometrico o vacumatic per le prime serie, per la vecchia 51, cartuccia o converter per l'attuale. Diverso anche il sistema di chiusura con il cappuccio a pressione per la vecchia 51, a vite per la nuova. C'è da precisare come il sistema di chiusura a pressione del cappuccio presente nella vecchia 51 fosse nettamente superiore al sistema a vite adottato nella nuova, specie quando una filettatura in metallo ne incontra una in plastica. Nella vecchia 51 all'interno del cappuccio era ed è presente una molla che consentiva e consente al cappuccio di aderire fortemente al fusto, tanto che è estremamente improbabile che in qualunque circostanza un cappuccio si sfili dal fusto di una vecchia Parker 51. Naturalmente adottare oggi un sistema del genere sarebbe molto costoso, per cui le case preferiscono optare per il sistema a vite. Nel dettagliare le differenze tra la vecchia e la nuova Parker 51, mi sono alla fine reso conto di come una Hero 616 di produzione cinese sia incomparabilmente più simile alla vecchia Parker 51 di quanto lo sia la nuova Parker 51. Passiamo adesso al test di scrittura, per il quale utilizzeremo carta rodia da 90 grammi. E il nostro inchiostro ufficiale per i test, il Parker Quink, in questo caso nel colore blu. Il test ci ha consegnato un buon risultato per il pennino montato sulla nuova Parker 51. Il tratto si è dimostrato pronto e morbido. Generosa l'erogazione di inchiostro, nessuna incertezza. Tutti i principali parametri sono risultati adeguatamente soddisfacenti. La nuova Parker 51 ritengo possa tranquillamente essere utilizzata come penna per ogni giorno, per un utilizzo quotidiano.
Ha senso acquistare la nuova Parker 51? Se si è collezionisti Parker, ha un senso, in quanto a prescindere dalle caratteristiche e dai difetti, è comunque parte della storia Parker. Ha un senso solo se si è già in possesso della vecchia Parker 51. Prima di comprare la nuova Parker 51, è altamente consigliabile entrare in possesso di un modello della storica Parker 51. Il rapporto prezzo-prestazioni per il modello con pennino in acciaio non è particolarmente favorevole. Oggi questa penna può trovarsi in commercio a circa 50 euro, che in ogni caso ritengo superino il valore della penna. Stessa cosa, a maggior ragione, può affermarsi per la versione con il pennino in oro. Tirando le somme, credo che per il marchio Parker l'iniziativa di produrre una nuova 51, così come è stata condotta, sia stata un'occasione mancata. Il marketing avrebbe dovuto essere più attento e meno anonimo. Imperdonabile non dotare la penna di un converter e di istruzioni. Imperdonabile non richiamare nella confezione la storia che sta dietro al numero 51. Tutto questo a prescindere dal lato tecnico, in quanto la penna alla fine scrive e scrive bene, scrive come qualunque penna oggi in commercio troviamo per questo prezzo. In ogni caso, almeno questo modello, il modello oggetto del test. Nel mentre Jinhao, con i suoi modelli 85-86, ha lanciato il suo attacco. Nei prossimi video ne studieremo le caratteristiche confrontandole direttamente con la nuova Parker 51. Cari amici, l'episodio termina qui. Spero vi sia piaciuto, nel qual caso aggiungete un like se volete. E se non siete iscritti, iscrivetevi subito per non perdere nessuno dei prossimi episodi, ma soprattutto per sostenere questo canale e nello stesso tempo il nostro modo comune sia di vedere il mondo che di intendere la vera e autentica cultura stilografica. Al prossimo episodio.